i 90 anni, oltre i 90 anni, perché la Carraro è nata nel 1927 dalla famiglia Carraro, va bene? E quindi diciamo che fra 4 anni, no? Per 4 anni, l'azienda compie centenari, no? I 100 anni, quindi spero ancora di esserci, immagino la grande festa che si farà in casa Carraro. Come C'è da è dire che iniziata la... comunque, sì, no, diciamo che poi nell'86 il dottor Zanandrea, Giuseppe Zanandrea, amico di Mario Carraro, ha ritirato l'azienda mantenendo sempre il nome Carraro, perché già nell'86 il marchio Carraro si era fortificato, cioè era un marchio molto importante. Quindi un po' per l'amicizia, un po' perché il marchio era importante, ha mantenuto sempre il nome del vecchio proprietario, l'azienda Carraro. Carraro 1927, che sottolinea la data Di di fondazione. nascita dell'azienda, che è una delle più antiche che ci sono qui in Italia. Voi siete in provincia di Vicenza, giusto? Sì, è un'azienda vicentina, è ubicata a Schio, infatti lo stabilimento nuovo è stato creato nel 98, no? Quasi 25 anni fa, a Schio. Dove il nuovo stabilimento, no, di 10.000 metri quadrati è stato aperto con tre tostatrici, no, due da 300 kg e una da 600 kg, quindi una produzione abbastanza importante. E dal 1998, quando è nato il nuovo stabilimento a Schio, no, in provincia di Vicenza, poi, man mano che sono passati gli anni, aumentando la produzione, aumentando la richiesta di capsule e cialde, questo trend di bere il caffè, nel 2016 la Carraro ha aperto uno stabilimento adiacente alla torrefazione di 5.000 metri quadrati, dove si producono solamente capsule e tutte le tipologie di cialde E da capsule. 7 e da 9 grammi, e le capsule, tutte le tipologie di capsule. Com'è cambiato? È uno stabilimento che io inviterei molta gente, ma anche i clienti stessi, ad andare a visitare, perché ne vale la pena, vale veramente la pena. Com'è cambiato diciamo, il mercato, il consumo del caffè negli ultimi, penso, 10-15 anni, diciamo, con l'arrivo delle capsule? E beh, è cambiata un po' la tendenza, è cambiata un po' la tendenza, nel senso che diciamo che la cialde era nata molto prima, poi grazie a quel grande marchio che si chiama Nespresso, no? Che ha prodotto queste capsule stupende, no? Perché è un modo di bere che qualsiasi persona si può preparare, va bene? Anche se io personalmente sono un pro cialda, eh? Io preferisco Cialda di bere carta, tipo Esa. la cialda di carta. La cialda di carta è il modo migliore per poter bere quasi un espresso fatto come la macchina professionale per l'espresso. Sicuramente il vantaggio è la costanza di erogazione Bravo, tra una consumazione e l'altra. William, hai detto la parola chiave. È costanza nell'erogazione. Tutti i caffè sono uguali e quindi è una grande positività nel fare la bevanda. Il prodotto finito. Vedevo un po' sul vostro sito, avete circa 20 paesi di provenienza, di Sì, origine, diciamo, del caffè. Quali sono le certamente, aree certamente. principali da cui Beh, attingete? William, le aree principali. Diciamo che è il triangolo del caffè, sono i tre continenti principali, no? Che quindi sono Africa, dove è stato scoperto il caffè, e poi l'Asia e Sud America, no? Sud America e Centro America, diciamo il continente americano. C'è da dire che si va sempre alla ricerca, no? Di caffè, di zone nuove, perché quando si parla di zone si parla di un continente, però in un continente ci sono diversi Chiaramente. paesi di origine, e nei paesi diversi, in ogni paese ci sono diverse zone, e quindi questo è il compito di Giacomo, il figlio del dottor Giuseppe, che addirittura è recente la sua ultima visita
in Vietnam, in dicembre lui, io ero in Messico e lui era in Vietnam per andare alla ricerca di caffè nuovi, no? Per andare a vedere le aziende che sono già fornitori della Cararo, ma andare anche alla ricerca di nuove farmer, okay? Di nuovi coltivatori, di nuove varietà, soprattutto in Vietnam, perché il Vietnam è sempre stato considerato un paese produttore. È il più grande produttore di caffè robusta della specie canefora, no? Però comincia a produrre anche degli ottimi arabica. E quindi anche il Vietnam, ad esempio, parlando di Vietnam, si è stancato di essere trattato come il paese Produttore di massa, diciamo. produttore del peggior caffè al mondo, no? No, non è da smentire queste cose. E Giacomo va spesso in questi paesi per cercare di trovare dei caffè anche di specie diverse e anche di varietà diverse, no? Perché di varietà, noi le più conosciute, le varietà più comuni che conosciamo sono Typical Bourbon, che sono varietà dell'Arabica. Però c'è sempre una nuova scoperta, delle scoperte di nuove varietà. E questo è il compito di Giacomo, che è il responsabile dell'azienda per l'acquisto del caffè verde. Ha una grandissima responsabilità già, una grandissima responsabilità. Questo esempio del Vietnam fa un po' capire anche come per questi paesi che sono oramai sono in via di sviluppo, insomma, Certo. determinate commodities, perché poi di fatto di Sì, questo si sì. parla, possono essere per loro anche un modo per poi crescere nei mercati, no? Quindi magari hanno iniziato, da quello che mi pare di capire, hanno iniziato con la robusta, adesso stanno iniziando a cercare di Esattamente. spostarsi maggiormente sul valore piuttosto che Bravo, sulla bravo, bravo. quantità. Certamente, certamente. Anche perché poi non stanno, allora, sono considerati paesi del terzo mondo. Ma adesso permettimi una battuta, permettimi una battuta, siamo noi che stiamo diventando il paese del terzo mondo, Ah sì, capito? perché non Beh, produciamo più, diventiamo solo consumatori e capito, c'è cosa vedere. no, ma per tutta una serie di questioni politiche e governative che non voglio entrare nel merito, sta di fatto che in Vietnam, in Centro America e in Sud America trovi la fibra ottica anche Ah sì, a nella. livello di Hai capito? infrastruttura. Hai capito, capito qual è il discorso. Quindi Sì. loro stanno crescendo e noi non diciamo che stiamo andando giù, ma ci siamo fermati, no? Ci No, siamo fermati. non siamo certamente al loro passo oggi come crescita, Bravo, come crescita, bravo, parlando di crescita. i vostri clienti oggi sono, immagino, divisi principalmente su due canali, il canale dell'Horeca o forse tre. L'Horeca, immagino anche il vending o comunque l'OCS, il Il mondo vending, bravo, e dell'ufficio. la grande distribuzione, certamente, quello dell'e-commerce, no? Ok, quindi la Insomma, vendita diretta. la Cararo sta incaricando delle persone esterne anche per cercare di sviluppare maggiormente questo canale, che è molto importante, soprattutto da quando è successa la pandemia, no? La gente ha cominciato a bere a casa, ha cominciato a comprare su internet, no? A Quindi consumare l'e-commerce, maggiormente in casa. certo. Per tornare un attimo al discorso che si faceva delle varietà e appunto dell'origine del caffè, Sì. qual è la stagionalità in generale del caffè? Immagino che ci sia un raccolto all'anno. Sì, ci sono. Allora, diciamo, allora, in poche parole, è un raccolto all'anno, anche se poi sono talmente prolungati questi raccolti che si può considerare un secondo raccolto, no? Ma diciamo che ci sono delle stagionalità a seconda dell'ubicazione dell'area Sì, geografica, se è se è nell'emisfero australe sub-equatoriale, o nell'emisfero boreale, capito? chiaramente. Se è sopra l'equatore verso il Tropico del Cancro o sotto l'equatore verso il Tropico del Capricorno. Va bene? In Comunque linea sta di generale, fatto. Dimmi, dimmi. il raccolto com'è stato l'ultimo raccolto, Beh, parlando a livello mondo? c'è stata una crisi dovuta alla siccità, no? La siccità l'abbiamo avuta noi, ma ormai è generalizzata questa situazione, no? Quindi abbiamo visto piantagioni in Brasile prendere fuoco dalla siccità che c'era, piantagioni di piante di caffè arabiche robusta secche, no? Perché mancava proprio mancava l'acqua, Mancava l'acqua ecco. per poterle nutrire.
Ma questo ha Quindi influito. in quel caso lì, cioè, essendo la richiesta alta, poca produzione, i prezzi vanno alle stelle, no? Infatti, vedevo sempre sul vostro sito che voi avete appunto un'academy interna dove organizzate corsi sia per il personale Sì. professionale, insomma, dei bar e della Allora, ristorazione. bravo. E quindi ce l'abbiamo sì a Schio, l'Academy nella professione, nella casa madre, no? Però in tutti i depositi che ha la Carraro, e qui mi trovo in uno di quelli a Piacenza, anche qui abbiamo l'Academy. Quindi ogni deposito ha la propria Academy, in Ah, ok. modo che, insomma, allora, il deposito qui di Piacenza serve per quando c'è un capo deposito con diversi agenti che cercano di trovare clienti nuovi e servire i clienti già acquisiti, no? Quindi la forza della Carraro è anche quello di formare gratuitamente i propri clienti, no? Quindi invece il cliente di Piacenza, invece di fare 250 km per andare a Schio, va bene? Abbiamo una sede qui a Piacenza dove i clienti Carraro possono venire tutti i giorni, quando vogliono, l'orario che vogliono, e siamo a disposizione. Io, Alessia Novello, che è l'altra formatrice della Aschio, e Andrea Monteverde, che sono i due formatori fissi in Academy Aschio. Però, E come ripeto, ogni deposito, come quello di Prato, come quello di Mantova, quello di Brescia, quello di Udine, eccetera, quello di Pesaro, ogni deposito ha la propria Academy. quindi sono facilmente raggiungibili. Perfetto. Cosa viene fatto, diciamo, qual è il programma a grandi linee, dei corsi che tenete? Allora, qui si fanno i corsi di formazione a 360 gradi, no? A 360 gradi cosa vuol dire? Significa fare dal corso base, no? Per il barista che apre una nuova attività, che non ha mai toccato con mano una macchina per espresso, che è quello che succede al giorno d'oggi purtroppo con i cambi di gestione, e noi facciamo insegnare come trasformare questo prodotto, perché appunto il barista deve trasformare un prodotto che ha subito 6-9 mesi di tempo per essere messo dentro in questo pacchetto che si trova nel bar, e il barista, se non è stato formato, in 20-30 secondi ti Può rovina rovinare 9 tutto, mesi. No. come le volte capita, insomma, ognuno di noi Ecco, come delle volte ha purtroppo avuto, capita, certo. E esperienza con i quindi grembiuli di caffè. da quei corsi lì cominciamo poi a imparare a montare il latte, a fare corsi di latte art, sai, questa nuova Sì. tendenza di fare i cappucci io sono stato uno dei fondatori, quindi con tanto orgoglio te lo posso dire, e poi facciamo tutti dei corsi addirittura con delle certificazioni rilasciate da noi stessi, perché il sottoscritto, i due formatori di Schio, siamo, noi tre siamo AST, quindi Authorized Ska Trainer, Ska è la Specialty Coffee Association, che è l'associazione che ti permette di essere certificati in determinati moduli, no? Il più classico, parlando di caffè espresso, William, è il modulo barista, no? Quindi ci sono tre livelli, c'è il Foundation, l'Intermediate e il Professional. È un percorso abbastanza lungo, dove però il barista comincia a venire a conoscenze dell'estrazione del caffè espresso in forma molto molto specifica, quasi da laboratorio. Quindi si testa il caffè, si prova il caffè con un refrattometro, si capisce come fare l'estrazione, perché farlo in questo modo, se quella miscela va trasformata ed estratta con una tipologia di acqua. Per esempio, l'acqua è fondamentale per il caffè espresso, no? Immagino L'acqua. Bravo, la durezza dell'acqua. bravo. L'acqua, questa è sconosciuta, no? Questa è Sì. sconosciuta. Per È un elemento che spesso viene dato per scontato, no? Anche nella scontato. cucina, perché vabbè, uno fa bollire l'acqua, quindi va tutto bene, però Certamente, è chiaro che se l'acqua ha dei difetti organolettici, poi ti certamente. La riporti Carraro comunque. a Schio, nella sede principale, nell'Academy, ha fatto diversi corsi per far capire ai propri clienti che quando
vengono installate delle macchine per espresso e quello che si chiama addolcitore. Prima di mettere l'addolcitore bisogna controllare l'acqua, perché se non la conosco a monte, come faccio a trattarla? Sì, è Hai chiaro. capito? Devo Perché sapere molto da spesso, cosa parto bravo, bravo, per devo conoscere una cosa desiderare. per poterla trattare. E Chiaramente. quindi non spesso, però potrebbe succedere che un'acqua, invece di essere addolcita, cioè quindi tolta di certi sali minerali che generalmente sono, sì, sono calcio e magnesio, addirittura andrebbe mineralizzata, aggiunta di sali minerali. Perché è Quindi troppo sono debole. tutte cosine a cui non ci si dà molta importanza, si danno per scontate molte, molte cose, però la Carraro in queste cose è molto sensibile. Molto sensibile. Questo è tutto dovuto a dottor Zanandrea, questo uomo canuto e bianco, lo chiamo io, però ancora tutto d'un pezzo, che ci tiene molto molto alla La formazione, alla qualità. conoscenza, perché lui è una persona che ci mette, come dire, la passione, no, per quello che fa. Io, se me lo permetti, vado fuori tema un attimo per dirti com'è stato il nostro incontro Liberamente. la prima volta che ci siamo incontrati, per fare diciamo, non una trattativa, no? Io avevo smesso la collaborazione con un'altra azienda italiana, e quindi sono stato contattato poi da diverse aziende, tra cui la Carraro. Il primo appuntamento che ho fatto l'ho fatto con il dottor Zanandrea, che io conoscevo di vista. Appuntamento alle 9 del mattino, io sono arrivato in azienda alle 8:30, perché mia abitudine è arrivare molto Mattina. prima agli appuntamenti. 8:30 c'era aperto il negozio della torrefazione e c'era quest'uomo qua, il dottor Zanandrea, con i suoi figli ad assaggiare i propri caffè. Quindi, al primo incontro, io ho visto il proprietario dell'azienda ad assaggiare i propri caffè, e ci siamo persi tutta la giornata a parlare di caffè, e alla fine, prima di tornare a casa, io gliel'ho detto con il dottore: guardi che sono le 5 del pomeriggio, io ho 2 ore e mezzo di Di auto, dovrei strada. tornare a casa. Ah sì, hai ragione, Luigi, hai ragione. Beh, senta, in 5 minuti ci siamo stati la mano, abbiamo concluso abbiamo iniziato il nostro rapporto. Quindi, per dirti, io È quando stato amore a sono prima entrato vista. in quel negozietto lì, dentro nella torrefazione, no? Ho fiutato immediatamente la passione che usciva dai pori della pelle di quest'uomo. E quindi io ci tengo anche in modo particolare che i propri clienti trasformino in modo ottimale quello che il dottor Zanandrea cerca di fare con i propri caffè. Il dottor Zanandrea, parlando adesso di aziende, fa comprare da suo figlio in 20 paesi circa, no? Produttore di caffè. Insila il caffè, no? In silos nella propria torrefazione, quindi ci sono una ventina di silos dove mette dentro le monorigini e tosta singolarmente, e quindi le miscele le fa unendo delle monorigini. Avete la possibilità di fare un controllo qualità sulle singole origini per poi decidere come fare il Bravo, blend, bravo. immagino. C'è della singola origine con il proprio profilo di tostatura, si cerca sempre, quindi ogni origine ha un proprio profilo di tostatura, no? Che anche lì, nel profilo di tostatura, adesso non vorrei correre un po' troppo, ma ad esempio è sensibile il fatto che il dottor Zanandrea lo metta anche come slogan nelle proprie descrizioni, no? Una tostatura lenta e lunga. Questo non è solo per lo stile, per lo standard Carraro di tostatura, ma anche per salvaguardare una tossina, per abbassare i valori Acrilamide. di acrilamide, no? Acrilamide, come si Acrilamide, sì. dice, dentro nel caffè, perché sappiamo che più la massa è grande di caffè tostato, più la tostatura è lenta e lunga, va bene? Questo valore si abbassa di moltissimo. Sì, questo è un tema che ha colpito un po'
Un po' sia il mondo del caffè, il mondo di chi E fa le quando è patate stato fritte. successo, sì, in California, negli Stati Uniti, è saltata fuori questa Esperta. situazione che l'acrilamide è un cancerogeno. Sì, in effetti è cancerogeno, però tutti i valori dell'acrilamide devono stare sotto ai 400 ppb, no? Che vuol dire PPM. parti per miliardo. Quindi i caffè sono tutti controllati, ma solo nella Carrara, anche in altre aziende. Però il dottor Zanandrea dice: il mio stile di caffè, quella della tostatura lenta e È più lunga, tollerabile 15-18 minuti, mi abbassa ancora di più questo valore qui. questo pericolo, Anche chiaro. perché, sì, questo pericolo. Sì, questo discorso E quindi, della ritornando al discorso della logistica, no? Interna dell'azienda, tu pensi che una volta, se tu tosti in monorigine, e poi devi miscelare complicato. le proprie miscele. Quindi il dottore nel proprio stabilimento ha 70 o 71, adesso non ricordo a memoria, silos di caffè miscelati. È incredibile. Sì. No, Logisticamente è una cosa non improponibile, lo fa, ma perché quella è la sua filosofia. però è un po', diciamo, come dire, la passione che emerge, no? Anche se una cosa è Certo. complicata e mi sto complicando la vita, diciamo, magari Sì, pratica di tutti i giorni, la volontà di farlo è più forte, diciamo, certo. degli impedimenti. È molto più semplice, William, Miscelare il crudo è bravo, miscelare il crudo e tostare tutti insieme. chiarissimo. Io quello che ci tenevo a dirti, se mi Sì, dai ancora qualche minuto, William, certo, non ho fretta. cioè, non per parlare bene della Carraro a tutti i costi, no? Perché sembra quasi scontato che io sono qui rappresentando la Carraro, no? Cioè, No, quello che però ci insomma. tengo a dire, e quello che ci terrei a dire, è che tutte le certificazioni che sui prodotti, sui processi, certificazioni ambientali, la Carraro le ha ottenute. Sì, ho visto. Oltretutto, sta lavorando per ottenere quello che si chiama carbon neutrality. Ok. Cioè, cosa vuol dire? C'è una cosa importante, no, per i tempi che stiamo correndo. Un'azienda, qualsiasi tipologia di azienda, in particolare la Carrara, Consumo energia. no, in questo caso, non può diventare emissioni di CO2 zero. È impossibile, è impossibile. Allora, con questa certificazione cosa fa la Carraro? Dice: io posso diminuire l'emissione di CO2. Quello che non posso, Lo compenso. lo compenso con produzione di ossigeno. In che modo? Modo più semplice: piantumare delle grandissime aree di terreno con alberi, in modo che diano, compensino La questa CO2 CO2 emessa. in eccesso. Oltre a questa certificazione, ho visto che avete BRC, GS, poi Fair Trade, Rainforest, Tutte. oltre che il bio. Sì, certamente. Che poi, oltretutto, poi abbiamo anche delle certificazioni per proteggere, non per proteggere, per poter vendere, no? E per assicurare le comunità musulmane, no? Ok, Che è si chiama la la halal. Halal, bravo, Halal, e poi quelle ebraiche, che Kosher, è la kosher, certo. ok. Perfetto. Quindi è sensibile, la Carraro è molto sensibile sotto questi aspetti qui, No, ma da queste cose si capisce che è un'azienda strutturata per affrontare qualsiasi strutturata, mercato e seria, seria, certo. qualsiasi canale, insomma. Guarda, io se dovessi spendere, dire in una frase, no? Cos'è la Carraro? Io dico la Carraro è un'azienda con un'anima.